L'Irlanda, l'infelice Irlanda, come la definì Shakespeare, è l'isola a nord-ovest dell'Europa che, pur nella sua limitata superficie, pari a 3 volte quella della Sicilia, ha avuto per secoli e continua ad avere una posizione di preminenza nella storia europea. Where in the world did my joy go today? Il termine usato da Shakespeare trova giustificazione nel fatto che l'isola, povera e soggiogata, fu dominata prima dagli anglo-normanni e poi dagli inglesi per ben 8 secoli. In questo contesto si colloca l'indomito spirito ribelle degli irlandesi che solo nel 1922 poterono realizzare l'indipendenza dagli inglesi. Ma fu un'indipendenza a 3/4, in quanto sin da allora, a fianco alla Repubblica d'Irlanda, esiste lo staterello dell'Irlanda del Nord che rimane per molti versi legato alla corona inglese. Così l'isola è ancora divisa in due: da una parte la Repubblica d'Irlanda con 4.800.000 abitanti, di cui circa il 92% cattolici, e l'Irlanda del Nord con 1.500.000 di abitanti, di cui per 2/3 protestanti e per 1/3 cattolici. L'aspetto religioso è una componente importante nella complessa fisionomia delle due Irlande, anche se nell'Irlanda del Nord dietro di essa si nascondono conflitti di natura socio-politica. Ma parliamo della Repubblica, con capitale Dublino, oggi un paese vibrante e cosmopolita che offre al visitatore o a chi ci viene a lavorare e vivere una miriade di attrazioni e opportunità. In tempi recenti, la Repubblica d'Irlanda è nota per il suo eccezionale boom economico, denominato Celtic Tiger, cioè tigre celtica, durato circa 11 anni, dal 1997 al 2008, che l'ha catapultata all'avanguardia degli indici economici più alti in Europa, trasformandola quale quartier generale europeo di importanti multinazionali, fra le quali Google, Intel, Apple e Microsoft, nonché importantissimo centro finanziario europeo. Anche se ha dovuto subire un pesante bailout a causa del crash finanziario del 2008, la Repubblica d'Irlanda ha recentemente registrato una ripresa economica che la vede ancora quale paese con un basso indice di disoccupazione, 6,4%, e livelli salariali superiori alla media europea. Tonight we gonna drive a long, long time. I got a girl, and tonight we gonna leave it all behind. La capitale Dublino è relativamente piccola, ma al suo interno possiamo trovare variegati luoghi di interesse. Passando da Epney Bridge si può scorgere il quartiere di Temple Bar, il più antico di Dublino, e nelle sue vicinanze troviamo vari monumenti che sono l'importante testimonianza di una commistione di diversi stili architettonici. Fra le località costiere, non lontano da Dublino, troviamo il porto peschereccio di Howth.
meno villaggio di Doca. Paese di Wicklow. Mentre sulla costa occidentale sono le famosissime Cliffs of Moher, uno strapiombo mozzafiato di 214 metri sul mare. Sulla costa sud dell'Irlanda sorge Cork, la seconda città più importante dopo Dublino. La regione ovest dell'isola conserva ancora esemplari di castelli medievali. Fra questi l'imponente Bunratty Castle, nelle vicinanze della città di Limerick, nella contea di Clare. Questo castello, costruito nel 1425, è attualmente adibito a banchetti in costume ed è circondato da un piccolo villaggio ricostruito secondo i canoni dell'epoca. Accanto ad esso sorge Dirty Nellies, uno dei più antichi pub irlandesi che ha circa 400 anni di vita. Oggi il locale è molto frequentato ed è celebre per i suoi piatti di mare. La sua caratteristica principale sta nell'autenticità della costruzione. Il pub, infatti, ha cercato di mantenere la struttura e l'arredamento dell'epoca. In sintesi, l'Irlanda, un'isola di modeste proporzioni, è uno scrigno di mille cose da scoprire. Un paese che ammalia i visitatori con la bellezza selvaggia dei suoi paesaggi, la sua storia, il suo colorito folklore, la sua gente. E il turista che la lascia dopo una breve vacanza nell'isola si ripropone di ritornare. Irlanda, un caloroso arrivederci.